Ok, questa pratica mi sembra a posto. Ma possiamo mettere a posto questa. Okay. E poi per favore mi puoi chiamare il prossimo paziente. La signora Caterina Spadafora. Va bene. La signora Caterina Spadafora, prego, si accomodi. Chiamo che hanno chiamato a noi. Cammina. Piano, pa. Vieni a lei gridare. Cammina. Mi do male a gridare. Te raccomando. Mi do male a picchiare il tavolo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor. Bene, questo. Piano, pa. Madonna mia. Ma chiedo scusa, io ho chiamato la signora Caterina Spadafora, voi chi siete? Noi siamo i figli, Mario e Pasquale. Mi fa piacere, però io non ho chiamato voi, per cui vi dovete accomodare fuori, mi dispiace. Puttate Marcio. Andiamo pure. Veramente noi... No, guardi, veramente è meglio se vi accomodate fuori, se poi ho bisogno vi faccio chiamare io, grazie. Prego. Non c'è di che. Grazie. Non c'è. Mi raccomando. State tranquillo. Fate attenzione. Non vi preoccupate, tranquilli. Signora, accomodatevi un pochettino più avanti. Herman, che vi aiuto. Ecco, qua va bene. Grazie, giovanotta bella. Dotto, e mo per chi ne l'avete mandati? Signora, noi dobbiamo visitare voi, non i vostri figli. E mo che male c'era che restavano, dotto? Io se mai spogliare avanzelli, non è che mi vergogno. Signora, ma lei non si deve spogliare. Per il momento deve rispondere solo ad alcune domande. Se poi c'è da fare a qualche visita specialistica ne parliamo dopo. Dunque, mi dice come si chiama? Dottor, è cavuantura, ma avete chiamato per nome e cognome. Mi pare di incazzonisciuto. Ve scordate, mo a momo. Comunque, un nome mio è Caterina Spadafora. Spiega alla signora che è la prassi. Signora, non vi dovete preoccupare, è prassi chiedere nome e cognome, state tranquilla. E babbo, dottore, come dici tu voi? Passiamo avanti. Passiamo avanti. Ok, mi dice per favore dove siete nata? Alla casa, dottor. Alla casa. Ispitali, ai tempi miei, serviana da altro. Era mamma, veniva da casa. È vero, è vero. Ma io volevo solo sapere il paese o la città dove siete nata. Dottor, ve l'ho detto, mi è parito incazzonisciuto. Sia a casa mia in tuo paese Sarzale, tu va volete ma sognonata, a Sarzale. Oggi, città di Sarzale. Ho capito. Non è che per caso vi ricordate anche quando siete nata? Dottor, vi va ricordata la data della nascita della vostra? Certo che la ricordo. Eppure io. Ah. Io sono nata il 3 marzo 1929. E voi? E io il 5 marzo 1985. Dovete mangiare pane, siamo arrivati. Ma. E voi, bella giovanotta, va ricordata la data della nascita della vostra? Certo che me la ricordo, ma non ve lo dico. Un modic con la ricordo. Comunque non lo voglio sapere. Tanto si vede dalla pilatura le tacchiteni. Signora, mi dica, ma lei perché è venuta qui? Dottor, mi hanno portato i figli miei, che dice che mai è passare, una visita al cuore. Ah, non capisco, ma qui sulle carte non c'è scritto solo che ci sentite poco, che non ci vedete e che non deambulate. E dottor, chi c'entra con la visita al cuore? Io mi vado a voi papale,
Non ci sento quando me convena. E poi, è vero, quando vai a mangiare il gruppo, il gruppo è l'acqua, mi c'è un cazzo. Il gruppo, un tanto più chiaro. E poi che volete? Quelle bambole all'epoca mia, un tanto c'erano e quindi non besaccio a dire. Ma dici la verità, con tutte queste bambole che c'è sul muove scialate, ma io cati, eh? Signora, ma quale bambole? Lasciamo perdere. Mi dica, vivete da sola? Sì, dottor. Marito mi ha succede 10 anni che mi ha tassato. Ah, quindi siete divorziata? Quale divorziata, dottor? Mi ha tassato. Ha cantato i papaveri. E insomma, dottor, è morto. Avete capisciuto? Certo, certo. E scusatemi, ma sono domande che devo fare per riempire questo modulo previsto per la richiesta dell'accompagnamento. Sì. E che desse accompagnamento? Signora, questo modulo, una volta compilato, fa in modo che i vostri figli vi trovano un accompagnatore. Pure voi questo accompagnatore? Ci l'aiutate i figli miei? Non voglio nessun accompagnatore. Ca io stai buona sola. Ca una certa età, un sacco ne te trovi. Come si dice, meglio sola che mal accompagnata. Ma basta tu l'accompagnatore che hai avuto per 50 anni. Dottor, se ero più giovanella, non pensate che ce l'avrà pure fatta. Ma a 90 anni sono nati, me l'hai avuto l'accompagnatore. E mo chi beriditi, scusate, vi dite se mi avete passare questa visita al cuore, che ancora tengo tanto a che fare. E ma mi ricoglie alla casa, c'è un'aura e macchina. Quindi, vi dite se andiamo a sbrigare e mo di cative. Ma signora Bella, nella documentazione che voi avete portato, di cuore non se ne parla proprio. Pecchi, ancora de parlare. Uai, madonna mia, allora sogno grave. A mio cuore non mi ha mai parlato, manco una parola. Signora, va bene così. Alzatevi e camminate un po', così vediamo anche la postura. Uai, dottor, pensi che volete fare una spilata di moda? E mo, muove a sabbidire, fermati un attimo. Aia. Era vecchiaia. Ora aiuta la signora ad alzarsi. Signora, che vi aiuto? State ferma. State ferma, camizu sola. Sedate. Pre. Che sono capace. Uai, dottor. Avete visto che bell'abito che mi ho messo per l'occasione? Chi se l'abito? E quando si è sposato figlio, ma Pasquale. L'hai girato e rigirato un paio di volte e la stofficella ancora è buona. E chi volete, con una misera pensione da chi più, ma io pure sapere accontentare. A vecchiaia, non avrà ne invecchiare manche robe in corro. Dottor, come ve paro? Va bene, va bene. Accomodatevi. Grazie. Quindi, voi colleghi volete fare qualche altra domanda? No. Ok, signora, potete andare. Dottor, era visita al cuore, ma passata. No, signora, adesso no. Adesso le prescrivo tutti gli accertamenti del caso. È andata a farlo in ospedale. Collega, per favore, puoi chiamare i figli così la possono accompagnare? Guai, dottor. E camore ospedale, meglio. Prego, entrate. Ai, che giornata che mi vinna.
Chissà a chi ora ne sbrigamo, ma ne ricogliamo. No, signora, oggi no, un altro giorno. Vi dovete prima prenotare. Comunque non vi preoccupate, adesso spiego tutto ad uno dei vostri figli. Adesso potete andare, andate. Pasqua. Pasqua, sì. Aspetta che saluto. Dottor, grazie assai. Hai detto che siete un bravo e bello giovane. 40 anni meno. Aspetta. Allora sì che l'avrà voluto un accompagnatore come a voi. Dottore, grazie assai pure a voi. Buona giornata. Arrivederci. Aspetta, arrivederci, qua. Anche non mi peccate. Prego, accomodatevi. Signor Mario, accomodatevi. Grazie, grazie. Dunque, signor Mario, che dire? Qui nella documentazione presentata non esiste nessun referto di malattia cardiaca. Quindi è necessario fare degli accertamenti per integrare la pratica con la relativa documentazione. Quindi è il caso di tenere la pratica sospesa in attesa di ricevere gli atti necessari. Scommetto che aveva detto che sarebbe passata una visita al cuore, no? Esattamente. Magari fosse stato solo questo. Comunque sì, è proprio così. Dottor, per portare mia mamma qua, l'hanno dovuto convincere che sarebbe passata una visita al cuore, se no non ci avrebbe venuta. Non so se l'avete notato, ma mamma è confusa. Confonde l'accompagnatore con una persona e fa di tutto, mi dimostra che è autonoma, ma in realtà a casa ci dà filo da torcere, non è così. Lo abbiamo capito, la signora è molto orgogliosa, è la classica donna all'antica, che ci possiamo fare? Dottore, io non so che dire. E non dovete dire niente, signor Mario, dovete solo andare in ospedale e prenotare una visita cardiaca per vostra mamma e poi tornate con tutto il referto. Poi lo vediamo. Lo faremo più presto. Prego. Prego, questa è la richiesta. Va bene. Vi potete accomodare. Arrivederci. Arrivederci. Ma voi pare con tanto parlate. Scusate se mi permetto, ma la signora che è appena uscita è conosciuta da qualcuno di voi? No. No, perché visto l'età ho pensato di tenere la pratica sospesa, anche perché le persone anziane sono un'incognita e possono cambiare da un momento all'altro. Quindi ditemi al momento se siete d'accordo a tenerla sospesa in attesa di integrare la pratica con i nuovi referti o se la dobbiamo rigettare. Eh sì, certo. Teniamo la sospesa, ma dico, ma l'avete vista prima? Come sculettava, avanti, indietro. Teniamo la sospesa. Ma, collega, noi ci dobbiamo anche tutelare. Certo. Oggigiorno le persone anziane cambiano da un minuto all'altro. Comunque, ma. A parte la collega, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Ok, in genere si dice che chi tace acconsente. Quindi ho capito, la teniamo sospesa in attesa di ricevere gli atti richiesti. Sì, teniamola sospesa. Costa, comunque c'è una ora che hanno chiamato. Ma vedi che non c'è poco, sicuramente arrivano. E no, non penso. Chissà ancora quanto, che fila che c'è allo sportello delle prenotazioni. Ma quale fila? Io sono sicura che a quest'ora all'ospedale hanno incontrato Peppinuzza e con Parentone. E vedi che la socia l'hanno prenotata subito. Quale hile fila? Costa ormai è hile e fanno chi li contano un santo in paradiso. Chi sei? Ma, cara mia. Purtroppo. Chi sei, Costa? Voglio dire che praticamente ormai il mondo va così. Perché sono tenuti conoscenze, non vado da nessuna parte. È vero. Invece si conosce da qualcuno, è tutto più semplice.
L'altra volta mi è costata mia il pronto soccorso, costa. C'è sulla gente che si adurano, giornate e nottate prima possono essere visitati. È vero che c'è carenza mia, dici, è personale, no? È pure vero che ormai gente troppo facilmente vanno al pronto soccorso. Però è pure vero, costa, che abbassa una telefonata e un codice verde diventa rosso. Guai però, Franci, io non penso che ci sono tutte queste speculazioni sulla salute dei genti. Non è manco giusto. Se uno è malato, no? E poi ricordate che c'è Dio, che ne vida, ne giudica e ne punisce. Costa, tu tieni pienamente ragione. Però ormai il mondo va da così. Comunque, a proposito mia, dici, non ti scordare, mi ci dici ma la suocera, che stamattina ha chiamato Michelle, a nipote sua, che è l'America, sì, ha detto che si devena, mi passa le feste di Natale con noi. Ma tu ti rendi conto? Che ne se l'aspettava di un personaggio così importante, che ne poteva dimostrare tutto questo affetto. Ma davvero? Cara mia. Ma sì, mi piace. Io pare che siamo vai l'aiuto. Chiano, Pasqua, chiano. Chiano, sì, chiano, sì. O tirare. Chi sta tirando, credo che dico io. Sta arrivati? Una sette, deve tirare. Ci abbiamo, sei già mamma. Mi piace una sette. Oh, che giornata. Dove ti assieti? Ti assieti casa? No, la seggia voglio. Seggia, te. Soggera, sedetevi, perché chissà come siete stancate, dai. Sei figliare, davvero? Oggi è stata una giornata. Ma non prima sbattuniate che è là. Poi c'è stato uno con Luca Miceianco che mi ha fatto un interrogatorio. Ma io ci ho risposto per le rime. E mo sono stanca, figlia. Ma io mi assetto. Seditevi. Vediamo un scialle. Da foguerra. Però di con virtù, siete sbrigati tanto tardo. Sicuramente avete incontrato Peppe Nuzzi e Zuntoni, che va sbrigato subito, no? Meno male che abbiamo incontrato Peppe Nuzzi, se no stasera caugeramo. Addirittura. Mario, e contaci, contaci pure dove cazziato ne chi ne ha fatto, contaci. Ma come va cazziato? Chissà che avete combinato voi, chissà di. Noi? Non abbiamo combinato niente, è la mammina che ha moticato tutta l'acqua, non noi. Ma che avete combinato? Io non ho combinato niente, ma io solo fatto valire. C'era uno con Luca Miceianco, era un bell'omino, che mi interrogava che mi avete trovato l'accompagnatore. Io ci ho risposto a tuono e ci ho detto che accompagnatori non te voglio, che mi ha bastato marito, ma... A 90 anni sonati, posso sapere a chi ne trovo? Per l'amore di Dio. E magari ora è stato solo chiesto. Che se ora è stato solo chiesto, a pratica, non l'avranno approvata subito. Ma ella ci ha detto che ci senta quando le conviene. E se in casa compie il gruppo dell'acqua a 90 anni, capito? Compie l'acqua. E non solo. E per poi... non è mancato niente. Dice che ci ha fatto pure una spilata di moda, ci ha fatto. Che ci vanno a provare. E quello, perché Peppe Nuzzi non ha fatto un cazziatone? Ha fatto un cazziatone proprio per questo. Che l'aveva raccomandato proprio quello dottore che ci faceva le domande. Ha capito. Ha capito qual è stato tutto. Poi quello ci ha chiamato e... Puttate, capito? Ci ha fatto la cazziata. Soggera, ma quanto ne combinati, ah? Un'altra volta? Io non ho combinato niente. Siete voi che mi mentite in queste situazioni vergognose, voi. Ma quali vergognose? Soggera, ma 500 euro e più mise, te hanno schifo? A mia no. Perché? A te hanno schifo? Soggera, intanto siete state voi che l'avete rifiutate, non di certo io. Io? Io non ho rifiutato niente. Ma dove nasce sta storia? Ma... Soggera, siete stati voi che volete l'accompagnatore, siete proprio voi. Un'altra volta questo cazzo è accompagnatore. Sì. Soggera. L'accompagnatore su 500 euro più mise. Chi vi aiuta in un muhacitti, non stile vita più consono all'età che tenete.
E sancuno, simonue, nore voce, li gli vuasci, un su gentisciani. Se, higliere, a me la stati messa utere. Se. Che io, non ci capisci niente. Andiamo notato. E si, ci, si l'accompagnatore su 500 euro e più, mise. E allora ne potiamo pure parlare. Ah. E sono del canuccio. Se. La... Sì, no? Un de parramura più. Sì, e per l'amore di Dio, per favore un de parramo più. Un dame parlare più questo accompagnatore. Sì, sì, non sento parlare più davvero. Come mi spiego io, come ci parlo io con Peppinucci. Allora. E facciamo consare tutte le cose. Ma ci te raccomando, ma quando torniamo la prossima volta, prima mo te portiamo, facciamo le prove. Sì, Higliere. E chi provavi me, Hare? Ma, senta, mo te dico io come te comportare. E rapere ricchi. Quando un dottore te chiama, no? E ti dice, signora, come vi chiamate? Io ci rispondo. Caterina Spadafora. Bravo! Ecco dove sbagli tu, non devi rispondere. Tu te stare quieto. Un guardi in salute, no, in saggi. Un guardi in saggi e ci dici, dottor, avete gridare che io un cesi andò. No, quando capite? Eppure ci dire, ma avete pure avvicinare un po' più, che io ci vedo un bruso, non ci vede niente. Ha capito? Mo? Hai capito? Praticamente a me era come si girava un irmo. Brava. Ai era la ciglia. Soggere, voi siete protagonisti su genere film. Ma mo avete capisciuto? Se Higliere hai capisciuto, e sa chi te dico, che si mamparo, a parte la cazzubona. Speriamo. La cigge. Ma. Comunque, amo. Ah. Ma con tutti questi discorsi, a me mi è imbarato un appetito. Che mi mangerà pure a te. E quando? Andiamo niente. Cacca. Che spacchia, andiamo niente. Amo, oggi è una giubrodino passa. Ma sta tossendo come un ranuncio con questi brodini. E non solo oie. Brodini e cacomita e brodini. E non solo oie, mi sa, che pare che la panzare della fatta davvero. Teso, ma non vedrei che pure tu oggi ne esci con il brodicino. Perché tu che vuoi la pastachina? È un bidi puro. Ma io sapete chi ve dico? Che mo mi ricoglie la casa, che ieri mi ho fatto una bella pigna delle cicciari. E mi conto con una cucina delle olio. Mi c'è mento un bello piparazzello bruciente. Mi c'è cucchio un bicchierino di vino. E il pranzo è fatto. Ma la prima cosa buona che ha te stamattina, chissà, quasi non sai che venga mangiato per te. E benitinda Higliere. Perché te pensi che io sono chissà, io mangio pure. E vi fratellini, vi. Ha capito tu, noi su due giorni che facciamo un ciarichiamo, cuciniamo, e gli rimane sempre tanto dopo la mammina. Ha capito? Sì. E mo che vuol dire con chissà? Ha parlato sto nato? Mo sto nato. Asciatemi, e che ne può valere che stamattina chiamo sul tesufra e sbavo tutto e lo chiamo pure stonato, mo. Sì, lo chiamo stonato e ti ci chiamo pure a te. Alla suocera no, capovare la tena a una certa età ed è decompatiscire. Certo. Ma insomma, oggi chi giorno è? E gli stonati siamo noi dopo. È martedì. E quanto andavimo? Ma allora ha ragione che la stonata sei tu davvero. Siamo portati a mamma la visita, quanto davimo? Dece davimo, quanto davimo? E lo 10 ottobre del 59. Beh, ricorda anche una cosa? Uai, madonna mia, hai accattato. Uai, madonna mia, che sei nato io. E qui nel compleanno tuo, amo. Chi chiare? Auguri. Te va associatemi. Me la fu aiuto su di me. Venite qua. Guarda. Tu l'avevi accattato, io nascia, ma dammi un bacio.
Va sette, lì dopo. Voglio un frio, tu fai schi piccerina, caccia. Tanti auguri a te. La voce te, la tanti auguri. E a mamma pure assaggio l'avete messo. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Allora, allora Costanza mia. Questo che caspita. Ma uccidella. Sì, arrivatela che già. Sì, poiamo qua. Allora, e per il compleanno Pasqualuzzo mio, un menù prevede antipasto mare e monti, lasagna, pasta china, capretta al forno con patate, roast beef, parmigiana di melanzane e zucchine, vino, spumante, dessert, frutta, chi più ne ha più ne metta. Ah, e altro che due cicciarielli adogliati, ma... Ma mi la catavola in bandita, da. A panzarella una vascicchia. Ma mo me rollano. Ha ragione, chiami. Uai, madonna mia. C'ha zucchio. Mio disciuto, meno male che è venuto. Oh, io non c'ho più e forse una volta. Ma siamo un messia. E ero come la soggera mia. Me trovare una guaglione che mi dona una mano. Vai. Questa casa c'è una duro, c'è una duro e pulito, ma sembra una sala chirurgica sterilizzata. E io, ma ho paragone l'atto buono, considerando che ne viene ne trova oggi. E chi viene? Cacumu, lo sai che viene a Michelle, a nipote nannata. Ai, quella parente che è venuta dall'America. Ma quale parente? Che lei è proprio a nipote nannata. E la figlia, do frate nannata, e zio Nicola. Però giustamente tu non ti puoi ricordare che quando lui è morto, tu eri piccirilla. Ma io si te dire la verità, manca sta Michelle mi ricordo tanto assai. E ha ragione, perché quando lui è partuta, in effetti tu eri pure piccirilla. Lui è partuta anche un anno dopo che è morto tuo padre. Ma chi vuoi, i primi tempi, si deveniva pure due volte l'anno. Ma poi, dopo che è morta mamma, chi vuoi, quando può, si devena. Comunque... È proprio un personaggio, sì. Ogni volta che si indevene, per noi è un grande onore. Ma lo so, non è da tutti fare quello che ha fatto lei. Sì, figlia, ma tu pensa che quando lui è partuta, io era anche un anno sposata, tenia te piccirilla. Quello altro che mi passa anche un anno, quando io mi sono sposata, lei era già laureata in medicina. A cercare tu mi inserisce qua, mi fatica qua. Però ha trovato niente. E determinata com'era, si è fatta la valigia e ha deciso per mo emigra. Infatti io ho definisco, come si chiamano mo? Un cervello in fuga verso l'estero. Ma questa è una storia che ancora oggi si ripete spesse volte. Sì, figlia, ma illa chi vuoi, all'inizio ha dovuto fare una bella gavetta. Però poi con tanto coraggio e determinazione, si è inserita, cioè, non ti me mia, dici, a Filadelfia. Non ti me mia, dici, che ha fatto una scoperta importante per l'umanità. Tu pensa che ha reso più curabile una malattia genetica. Allora... Mo io ho il preciso di casaccio, che capisco tutto quanto. Però saccio che non ti me mia, dici, che ha ricevuto un riconoscimento importante, chiama. Madonna, allora già tu capella la mia, non c'è onore avere un parente a suo livello. Te le dita che è un onore. Me l'immagina chi stura, a padre e a zio Mario, che su tutti gli utei capo, perché Michelle oggi la viene accompagnata al comune, che era ospite da sindaco. Qua, il è un esempio per grande piccirilli, chiama. Tu pensa che illa con tanto coraggio e determinazione, con una valigia e la capo che ne sapere di conoscenza, si è fatta strada sola in sua vita. Ma, e mo chi vuol dire? Che pure io me le valigie? No, figlia, ma io non ti stai dicendo chi so.
Però è pure giusto che una volta che ti ha piato una laurea in ingegneria biomedica con il massimo dei voti, ti inserire in un mondo del lavoro per chi lo ha studiato. Ma io domande ne ho fatto tante, ma tutti mi rispondono che c'è crisi e che non assumono e che più là mi faranno sapere. Ma se è così, allora cercare per muha domande ore e ca. Verso il nord, o all'estero, dove c'è più possibilità. Tu hai cercare per munire questo piccolo paese, per mu allarghi l'orizzonte. E se no che ti aiutato a studiare a fare? Mu devi girare questo paese con le mie amiche tue, mu per te lì? Ma io se ti dico la verità, ci avevo pensato. Che io ho quasi 30 anni e devo trovare la mia strada. A malincuore, anche se sarà fuori. Io, la prima occasione, anche se in capo al mondo, io l'accetterò. Figlia, ma che te pensi? Io te vorrei sempre attaccata alla veste della mia. Però è pure giusto che, come hai detto tu, ormai sei una donna. Ed è giusto che da creare l'avvenire del tuo. Vabbè, ma va. Ma io vado, che tengo un appuntamento con un'amica mia, sì, che mi sta aspettando che mi irà a parte. Questo argomento ripiamo con Michelle, che mi può dare un consiglio, oppure mi può dare tantomeno una mano, mi può dare. Ma proprio, se mangia qua dove noi? Certo che mangia qua. Oggi su tutti invitati qua. Tu pensa che con questa costanza, su due giorni che cuciniamo, non ci potremmo fare anche una guliella, chi vuole, all'America non si mangia, no? E va bene, ma allora io vado, capi? Iglia, ma non ti scordare per il mio ritorno. Passi dove è nata e la porti qua. Va bene. Non ti scordare. Ok, ciao, ma. Ciao, ciao. Ma, vuol dire che con una sola figlia che tieno. Lei pure vi dire emigrare se parti mi può faticare. Mannaia. Almeno mi ha fortuna la compagna. Che sono già arrivati. Su, Arma, prego, costa. Vieni. Come? Case. Che punto sì? Sono venuta a vedere a che punto era. Guarda, io proprio muoio con te a pulizzare. C'è un momento. Sedate. Guai, che ieri è venuta per te dava una mano prima di arrivare lì. Non ti preoccupare, è già tutto pronto. E là c'è tutto un bandito, perfetto. Guarda, Fra, oie. Mio marito, nonché tuo cognato, si è dovuto cambiare a cibo di mutande. Come? Non mi dire che te non la diarrea pure oie, qua. Per favore, per l'amore di Dio, mi dico oie sta lontana sta casa, almeno oie. E quale diarrea? Che chistura, c'era pure Pasquale, su chi giria in un suo paese, con Michelle. Mo dici che viene pure al comune, mi ci presentava il sindaco e tutta la giunta. Chissà come erano emozionati. Un figlio di sera. Quanto romanzelle ci ha contato ad Antonio, quanto ricordi. E quando erano piccirilli, tra che le castagne, che giocavano con Michelle, agli indiani. Michelle, Hagia, la moglie è toro seduto, nuvola rossa, uno importante, un capo tribù. Sì, guarda, pure Pasqualuzzo mio, quanto ci ha contato Gisella ci ha fatta capo tanta. E comunque, Michelle, o anzi, Michela, caso mortale, se vi dia già è piccola, che era una guagliuna con la capo sopra il cuollo. Oi, Fra, e che se via sopra quello dove la via da vira a capo, chissà. Costa, me non mo de dire, no? Nel senso che era una guaiuna seria, studiosa, determinata in ce scelte. Ma tu ti rendi conto che personaggio che è diventata? Sì. Ti rendi conto che è una guaiuna stimata, importante in c'ha tutto il mondo? Sì. Mica la roba così. Ha ragione. Casa, Michelle. Michelle, la cugina. Cara. Ciao, cara. Carissima, accomodati, dammi il soprabito. Accomodati. Via. Prego, accetti i cavalieri. Prego, Michelle, siediti, accomodati. Mamma mia, come sono emozionata. Sì. Ma quale onore averti qui a casa mia.
Mamma mia, guarda, un'occasione bella per ricordare i vecchi tempi, di quando eravamo giovani. Come dimenticare quelle mattine in cui ti vedevo prendere il pullman per andare a Catanzaro, perché andavi lì alle scuole superiori. E poi quella sera che salutasti i parenti e amici perché partivi per Bologna, che iniziavano i tuoi studi universitari. Cara. Michelle, ma chi l'avrebbe detto che saresti diventata una donna importantissima, conosciuta in tutto il mondo? Franca, i ricordi sono belli, ma ti prego, non vedermi come donna importante. Sono sempre io, Michela, quella giovane paesana umile, costretta a lasciare il suo paese per inserirsi in mondo di lavoro. Certo, con sacrificio ho raggiunto obiettivi utili all'umanità tutta e questo mi rende fiera. Per il resto, sono sempre io. Guai, Michè, contanilla anche una storia americana, contanilla. Fra, ti l'immagini a marizzo mio, all'America, vestute cowboy, con un campo indiano, con due pistole, ciurando i idio che le pendoliano l'ancapendino, oh! Pezze a meno che mi parera, a chi gli indiani, chi le pinne, a sai come ci fa tremare, eh? Io volevo sapere dove l'appoggi su sputò. Ma ti dico una cosa, che tazzo deve stare con la bocca aperta. C'è il dito a Michele, con il sogno do mio, e mi visito se terre agli indiani. Oi, amo! E quali indiani? Tu te pensi che va l'America incontri a toro seduto, nuvola rossa? Amo, sulle gente, chisse, sulle gente! Costanza, non è vero. Ci sono tanti indiani rimasti in America. Oggi fanno guida turistica. Fanno vedere luoghi dove loro avi hanno difeso loro cultura e loro tradizioni. Io stessa ho visto questi luoghi più volte. Sono very, very fantastic. Ho detto a Mario che quando lui verrà a trovarmi, io farò vedere lui questi luoghi. Ci sono tanti cowboy. E sarà al più presto, sarà. La Judith che prima mi muoro e a visitare l'America. Mario, Mario, come ti ascolti che ci segno pure io? Pure tu, va bene. Vida pure. E vida illi. Ma sono siti in grado di sbillicati una parola in italiano, no? Ma mi immaginate un poco con l'americano come siamo messi? Tranquille, ci penso io a loro. E in effetti hai ragione tu, Michelle. Tu hai avuto già a che fare con questa esperienza. Chissà la difficoltà che hai avuto nel rapportarti con una nuova lingua, nuove persone, le città metropolitane. E che vuoi che ti dica? Ho tribulato parecchio le difficoltà, non sono state poche. Del resto, tutti quelli che lasciano il loro paese soffrono tantissimo di nostalgia. Si deve venire in Italia, ca, te volerano tutti, te volerano. Ormai sei diventato un personaggio, sei famoso in tutto il mondo. Oh, Mario, che si c'ha de sahutere, cadi? Ma vai a combattere con chi di qua sulle stofanti? Continuano a giocare a promettere, promettere, promettere. E poi pensano solo per il... Mario. Mario, io avrei voluto fare quello che ho fatto in America. Non è stato possibile. Ha ragione Pasquale. Più volte ho partecipato a concorso universitario. Stranamente arrivavo sempre dopo vincitore, come voi dite, primo di non eletti. Allora io ho deciso di fare concorso estero. Filadelfia, primo capitato. Là sono arrivata number one. Da lì è cominciata mia carriera di ricercatore. Ha capito. Comunque, Michelle, ti posso offrire qualcosa? Un po' d'acqua, grazie. Ok, un attimo che la prendo. Che cugina. Ho chiamato un figurone. Bianca, cioè, tutta a noi guardava. Non c'è chi lo comune, Ma lo comune è tutto a posto, sì. Tutto a posto. Prego, prego, Michelle. Grazie.
Tu pensa che io proprio stamattina parlavo di questo con mia figlia. Lei è laureata in ingegneria biomedica col massimo dei voti. Però che vuoi, qua tutti dicono che c'è crisi e non assumano. Però che ne vuoi, noi lo assumano, Michelle. Se ci fossi tu qui in Italia con noi, sarebbe tutto più semplice. Ah, ma che va a dici? Ma dovete venire a mente certe cose. Pasquale, ha ragione Franca. In Italia avere parenti importanti apre tutte le porte. Io stessa più volte ho chiesto perché sono prima di non eletti. Perché non avevo nessuno che mi aiutava, solo mie capacità. Comunque, se io posso, una mano a tua figlia l'aiuto. Ma solo se lei ha capacità ed è meritevole. Sì, certo. Pure a figlio, ma ce l'hai vita. Comunque deve venire dove ti è. Comunque all'università si deve venire dove ti è. A meno che non ti ricogli in Italia. Cari cugini, io ho tanta nostalgia di voi e di mio paese. Ma io non tornerò più in Italia. Oh, madonna mia, Michele, mai più. E perché mai? Ma? Ormai tutta la mia vita si svolge in America. Le possibilità che mi ha dato l'America in Italia me le sogno. Per il lavoro ho anche rinunciato a fare una famiglia. Sono stata egoista, ma nella vita bisogna fare scelte e non pentirsene. Sono pienamente d'accordo con te, Michelle. Io non condivido come voi lavorate in campo sanitario. Voi sulla carta avete migliore sanità di mondo. Non c'è cosa più bella che tutti i cittadini possano curarsi in struttura pubblica. Hanno stessi diritti. Michelle, chi sei solo sopra la carta? Capito? Ma la realtà è ben diversa. Noi in America paghiamo assicurazione. In base a quanto noi paghiamo, noi abbiamo prestazione sanitaria. Ti assicuro, in tempi brevi, senza liste d'attesa. E chiedo pure che non pagami i contributi sanitari. Ma quando vai te prenoti una visita specialistica, ci vuole mesi. Se te va buona, se no aspettare anni. Come posso prenotare io una mammografia? Hai dovuto fare 2 anni prima per notazione. Oddio, se tieni santi in paradiso, problemi non dai, E voi vorreste che io tornassi in Italia? Oh my God, non ditelo nemmeno per scherzo. Io a Filadelfia con i miei colleghi facciamo tanto volontariato. C'è tanto divario fra ricchi e poveri. Noi aiutiamo persone che non hanno money per curarsi. Pure qua in Italia facciamo tanto volontariato, ci sono tante associazioni, però se pagano tutti. Però a livello ospedaliero siamo più organizzati. Mo te spiego. Se te hai una visita o te le prenotare una visita, ci vuole almeno un mese, se non un anno. Per un parlare se te hai un attacco a una risonanza magnetica, no, i tempi sono biblici. Però lo stesso medico della struttura pubblica ti manda a chi da privata. E a pagamento, ti ha a fare subito, subito. Come vedi, Michelle, pure qua, chi ne te ha la money, si può curare. Io non condivido questo comportamento. Io penso che chi ha scelto di fare medico è missionario. La medicina deve curare persona bisognosa di cura. Io stessa a breve finisco il progetto di lavoro a Filadelfia. Penso proprio di trasferirmi o Francia o Germania. Ho ricevuto tante proposte da queste nazioni. Mi raccomando, prima che ti trasferisci non ti scordare lo sogno mio. Io? Quale sogno? Anche le cazzo, già ti devi scordare. Hai detto che devi visitare l'America! No problem, scegliamo quando vuoi. Sì. Meno male. Ma non mi scordate che ci segno pure io. Marici, ti immagini a me con 2 pistole? Pa pa pa! A cercare tu che ti arrivano in terra. Pistolero, perché te pensi che io e Costanza dove siamo? Alla casa. Ah, è bello. Se l'amore mio va in America, c'è cercato una pelle leopardo. Guai, amo, sì, a catamita, così fare un'americana in vacanza. E io alla mia te pensi che la sera così, ci ha accattato una bella pelle camoscia. Penso che mi vuoi accattare che io venga apposta a muovere le pistole, cognato mio. Ti piace? Cognato.
Tranquille, voi pensate a venire, penso tutto io. Ok, Michelle, grazie, sei gentilissima. Beh, a soggiare è arrivata. Trasimo, trasimo. Caglievi dire a Michelluzza mia. Ai, madonna mia. È arrivata. Piace a seggia, piace a seggia per l'amore di Michelle. Chi da bella. Ciao, non ti dai. Sia cara, Michelluzza mia. Come sei bella. Tutta parte, ti assomigli, gioia mia, dammi una giubbaccia. Sei la persona più cara che mi è rimasta al mondo. Ti ricordi quante te ne combinavo da bambina? Certo, figlia, ma che mi ricordi, certo. I figli miei si pensano che sono stonata. Pensa che mi vogliono trovare l'accompagnatore. La puttana ancora questo accompagnatore. Lasciamo tutto questo accompagnatore, per favore, non ne parliamo più. Per l'amore di Dio. Chi è questo accompagnatore? Michè. Domandacela a Dino, anzi, a tutti i quattro domandali. Michè, dopo ti spiego, anzi mi fare un piacere, ci le ragionare tu, che forse a te ti ascolta di più, che avevi ragione chi l'abbonare mio papà, e che è tosta. Hai capito? Comunque, mo lasciamo ieri questi discorsi e oggi vediamo un escialamo e mo passiamo una bella giornata. Basta. Franchi c'è. Usa che facciamo mo? Me ci maiamo e mangiamo. Balliamo una bella tarantella. Soggera, un po' di prima a mangiare e poi balliamo. Mo è toccare radio, cose. No, prima balliamo. Che dopo mangiate, tanto che siamo pisanti. Parimo tanti pecoroni che zompare via. Mo, sa che facciamo? Hai fatto venire ad Anthony. Anthony. Sono qua, dimmi. Vai a prendere la fisarmonica che ti ho fatto portare. Vai. Che balliamo, Moni. Un infarto ci manca mo. No, è tutto mangiare che torna in botta, capito? Non è che la metti recuperare, no? Vai, sta panza, tio, non ti deja cose buone. E comunque, dopo sta la bella tarantella, io me mangiamo, che a tavola è già imbandita. E per favore, poi non voglio sentire parlare e medici, malate e medicinali. E manca accompagnatore, capito, Pasqua? Che oggi con noi c'è Michelle ed è un'occasione bella per stare insieme e festeggiare. E tanto, purtroppo, come al solito, ogni malato può aspettare per lo giusto medicinale, sperando intanto che pur stanno a modo divertuto, sospendito pubblico esercitare. Hanno preso parte Antonio Schipani, Francesca Marchio, Vincenzo Guerra, Lucia Colosimo, Mario Talarico, Monica Facciolo, Serafina Borelli, Luca Talarico, Chiara De Fazio, Gabriele Scalise, Sarina Catanzaro, Francesco De Fazio, Antonio Perri, Paolino Gentile, autori Giuseppe Spadafora e Procopio Evon, regia di Giuseppe Spadafora.